ragazzi, siamo qua nel corridoio dove ci sono tutti i camerini e stiamo per fare irruzione nel meet and greet di Fred De Palma. Ciao carissimo. Ciao, come tutto stai? Bene? Tutto posto? Tu? Io bene, bene, grazie. Allora, come stai? Se non lo sai, te lo dico adesso. Non lo sapevo. Sto facendo le domande che mi hanno mandato su Twitter le tue fan. Vai. La prima domanda che ti faccio è: te la fa Martina210 e ti chiede: cosa fai per rimanere calmo prima di salire sul palco? C'è qualcosa? Qualcosa che faccio in particolare? Sì, sì, per stare sereno. Lo so, non ci penso tanto. Sono fatto così, sono calmo di natura. Baby, fuori l'alba, non tornare a casa. Tieni la mia giacca, non andare in ansia. Resti oppure no? Oh, resti oppure no? Oh. E da dove trai ispirazione? Da quello che mi succede tutti i giorni. Io sono un po' un'antenna, vado in giro e capto i segnali. Un po' strano, detto così, però. L'ultima cosa che ti chiedo è di farmi una faccia da slime, cioè una faccia... Com'è la faccia da slime? Quando tipo ti lanciano lo slime addosso. Tipo... Esatto, proprio quella, bravissimo, bravissimo. Al primo colpo ce l'hai fatta. Giuro l'ultima mia sigaretta, guarda la spengo pure già a metà. Mi sono intrufolata anche nel camerino di Rama per appunto fargli le domande che mi sono preparata. La prima gliela fa My name is Leti e gli chiede come mai hai scelto come nome d'arte Irama. Irama significa ritmo in malese, è un nome che ho scelto quando ero più piccino, avvicinandomi un po' al mondo dell'hip hop. Un'altra domanda che ti fanno, ti chiedono se leggi molto e se sì, qual è il tuo libro preferito? L'ho scelta perché io sono una lettrice accanita, quindi sì, mi interessava il tuo parere. L'ultimo libro che ho letto si chiama I persuasori occulti, che è una tesi universitaria su psicologia. Beh, cose molto serie comunque. No, vabbè, non sono palloso, dai.